Ciao a tutti ragazzi, io sono Matti ed eccoci qua di nuovo in una nuova vita. Ragazzi, oggi apriamo finalmente il Dragger originale della serie Beyblade. Basic fan, giochi preziosi. È una trottola portachiave ma funziona ragazzi, perché c'è anche, guardate, il lanciatore, la corda, il portachiavi. Guardate qua ragazzi, io ho già completato la collezione, già ne ho tre. Sia un Dragger, sia un Dragoon, sia un Dranzer, belli conservati, impacchettati. Gli altri due invece poi l'ho ricomprati. Loro due giorni aperti, ora apro lui perché in un video, perché è il mio preferito ragazzi. È bellissimo, anche la saga mi era piaciuta nel cartone ai tempi. Spettacolare. Apriamo. Portachino. Boom. Eccolo qua. Abbiamo pure la checklist, vero? E in pratica qua c'erano tutte le pubblicità della giochi preziosi e non solo, mi sa. Degli anni 2000, guardate qua, ragazzi. Che tempi. Te la scrollo un pochino veloce. M&M's, dei fantagenitori, sorprese di Dora, SpongeBob. C'era anche, ecco, Peanuts. Simpsons, le tartarughe ninja, quasi tutti i portachiavi sono Yu-Gi-Oh! Spettacolo! È enorme questa checklist, ragazzi, è enorme! E gira pure, eh? E c'è l'altro lato! Con Barbie, Beyblade ovviamente, quelli nostri qua, i Pets, con le caramelle, con il personaggio, la testa verticale, bellissimo! Disney, roba di Nemo, vabbè, principessa per le femmine, Topolino, Toy Story, Winnie Pooh, guardate ragazzi, Monopoli, bellissime queste scatoline, portachiavi, troppo belle. E queste sono le ultime Hot Wheels, roba dei Masters, bellissime. Ora cominciamo ad prendere le nostre attrezzature e far girare sto Beyblade. Allora, corda l'abbiamo. Ecco qua il portachiavi, che è fighissimo, è pure robusto, non è roba plasticosa, ragazzi, roba ufficiale, si vede che è buona. 1, 2, 3, ecco la trottola, ecco il Bey, ragazzi, bellissimo questo Dragger, il primo Dragger dovrebbe essere sicuramente, guardate. Aspetta, anche dietro, ragazzi, gli adesivi dietro sono fantastici. Il ferretto. Il lanciatore, lo vediamo meglio. Classico, nero. Fa il rumorino quando si gira. Ok, vediamo, lo proviamo. Inseriamo correttamente la corda sul caricatore. Io mi ricordo ragazzi, ai tempi io non li avevo purtroppo, li volevo ma costicchiavano, e poi compravo altre robe ai tempi, figurina. Avevo la maglietta però della BBA ufficiale, era grandiosa. Ora proviamo sta trottola, ecco già caduta, cominciamo bene. 3, 2, 1, pronti, lancio! Ecco, mamma! Non so se sente bene il rumore, ragazzi, bella, bellissima. Ora tra un po' si ferma. Questo Dragger è bellissimo, ragazzi. Anche i Dragoon, anche i Dranzer, l'ho fermato prima, se lo finiamo domani con sto video. Niente, troppo bello, troppo figo, ragazzi. Mettiamo qua tutto. Si può usare anche benissimo come portachiavi, però ragazzi c'è il rischio sempre che si rovina, non lo potete rovinare, lasciate stare. Questi l'ho preso in negoziato di stoccaggio a Palermo, a 1 euro ragazzi, roba, guardate, giochi preziosi a 1 euro, figata assurda ragazzi. Se li trovate prendetene più che potete, perché vanno acquistati, sono fighissimi. Mi spiace che non c'è, c'era la seconda serie però, e anche la terza forse. Questa mi pare che è la prima, cioè
iconica, è fantastica. Funziona, un Beyblade piccolissimo. Cioè, raga, ancora dita, potete farlo un pochino girare. Roba di classe, ragazzi. Beh, da qui è tutto. Ci vediamo al prossimo video shorts, che ne facciamo un po', vediamo. Vediamo che mi capita di trovare in giro, in zona, in settimana o nelle prossime ore, boh, chissà. E ci vediamo al prossimo video. Iscriviti, metti mi piace e condividi il video. Ciao!